Ehi ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Esco, come al solito, e benvenuti, bentornati in questo nuovissimo episodio di FIFA 21 Mobile, come al solito. Ragazzuoli, siamo qui in questo nuovissimo episodio per andare a parlare di Lionel Messi. Ragazzuoli, 109 di overall, e vi sorprenderà questa mia review che andrò a fare su questo player che ha delle statistiche della Madeleine, ragazzi. Però come al solito, ragazzi, vi volevo parlare un paio di minuti per quanto riguarda Denneba.com, ragazzi, che è il mio sponsor ufficiale, che trovate il link qui sotto in descrizione con lo sconto del 3% scrivendo AceMind in maiuscolo. E Denneba, ragazzi, Denneba è un sito di giochi dove li trovate già scontati, dove per l'appunto potete anche comprare FIFA Points, potete comprare anche crediti per Call of Duty, potete anche preordinare Call of Duty Vanguard, ragazzi, gratuitamente. Quindi mi raccomando, trovate il link qui sotto in descrizione. Fidatevi di me, non è per niente malaccio. Detto ciò, ragazzi, vorrei chiedervi di lasciare un bel pollice in su per questo video. Se volete vedere domani un bel upgrading dalla mia squadra, ragazzi, mi raccomando, superami 500 mi piace. E che dirvi, buona visione, e fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate di Lionel Messi. Dai, yeah. Ok ragazzuoli, eccomi qua. Allora, oggi partiamo sin da subito, ragazzi, ripeto, sin da subito, per quanto riguarda la review, anche perché non ho nient'altro da fare. Il video di quanto esce io ve lo carico. Ah, però credo che comunque durerà lo stesso 10 minuti, perché ho veramente tanto, e ripeto, tanto da dirvi, se posso essere sincero. Ho provato Lionel Messi 109 di overall e posso dirvi tranquillamente una cosa: non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo, ragazzi. Voi direte: Ace, ma in che senso? In che senso non te l'aspettavo? Che cosa stai dicendo? Perché stai dicendo così? Cos'è, una bestia di prima categoria? O fa altamente cagare come magari può pensare qualcuno? Ragazzi, un po' alla volta, un po' alla volta. Come al solito vi ricordo di spolliciare, di superare i 500 mi piace per vedere domani un super upgrade per la mia squadra, ragazzi, dove andremo a cambiare giocatori, inserire nuovi giocatori e tante belle cose, mi raccomando. E volevo un po' parlarvi per l'appunto di questo Lionel Messi, che vedendo le statistiche, ragazzi, e ripeto, vedendo le statistiche, è una cosa veramente incredibile, perché ha tutte quante le statistiche che servono a un attaccante. Sul 140 di stats, sul 140, sul 100, oh, ma tutto, tutto. Non c'è una statistica che non serva a un attaccante che lui ce l'abbia più bassa di 140. Assurdo. Ha statistiche, credo, l'attaccante più forte che ci sia nel gioco, ragazzi. Ha statistiche. Ha statistiche. Però vi racconto questa cosa qua, mentre vi faccio vedere come lui gioca e tante belle cose. Allora, è successo che prima, ovviamente, io provo questi giocatori qua dall'account di Ez, di Enrico, che ovviamente ringrazio come al solito. Un bacione. E lui stesso, ovviamente, quando l'ha comprato, lo ha acquistato. Quando l'ha comprato, lo ha provato, scusatemi, no? Incominciamo a parlare un po' come solo AceMind può parlare. E lui stesso, in primis, mi ha detto: ehi, Gonza, guarda, io l'ho provato, pensavo che dalle statistiche sarebbe stato più forte di un'icona Prime, sarebbe stato più forte di Van Basten, però se ti posso essere sincero, a parer mio questo Messi non vale nemmeno quanto un Dybala 107 di overall. E io là, ragazzi, sono rimasto subito allibito. Comunque, ragazzi, scusatemi un attimo per i capelli, ma domani li taglio, quindi non oggi è l'ultimo giorno che li vedete così, Mi ha detto: guarda, io non me l'aspettavo fosse così, non me l'aspettavo, anche perché dalle statistiche che ha sembra essere, cioè doveva essere un signor giocatore, e invece no. Io ho detto: bah, ma secondo me sarà un po' esagerando, magari è lui che non l'ha provato tanto, si deve un po' abituare. Gli ho chiesto: ma l'hai messo a destra, dato che è mancino? Sì, sì, l'ho messo a destra, ho fatto tutto quanto, però non mi sembra niente di che. Io ho fatto: ma andiamo a provare questo Lionel Messi. Prima partita, ragazzi, prima partita. Andiamo a utilizzare Messi. Fortunatamente, essendo un attaccante, lo trovi sempre. Quindi è una cosa molto, molto, molto bella, il fatto che devi provare un attaccante, quindi lo trovi sempre in attacco, fa sempre le azioni. E bam, prima volta lo prendo, inizia a correre. Lo vedo lento, raga, lo vedo lento. Lo vedo, mi aspettavo un'accelerazione di quelle mai viste, dato che da quello che, se non erro, a 140 di accelerazione, o almeno siamo lì, ragazzi, siamo lì. Boom, incomincio a vederlo lento. Ho fatto: ma com'è possibile sta cosa? Ma com'è possibile sta cosa? Vado bene, ma magari è stato il momentum, magari è stato un po' di script, può capitare. Lo vado a provare di nuovo. Il dribbling, ma oh,
Lo fa, ho guardato il dribbling, ho detto, beh, oh, non sembra malaccio come dribbling. Sai, la Veronica, quelle cose là, non sembra malaccio. Vado a vedere, almeno c'ha la Ronaldo Chop. Non c'ha la Ronaldo Chop, c'ha il tacco tacco. Che merda, aggiungo, scusate un po' la parola, che merda. Continuiamo a provarlo, dai, non devo trarre subito una considerazione da qua da là. Continuo a provarlo, la prima, la seconda, la terza partita, la quarta partita. E tutto ciò nelle partite non classificate. Quindi contro overall, contro GN abbastanza bassi, ci ho trovato un 130, un 150 e Ez, ragazzi, è un 190, per farvi capire. Quindi credo di avervi detto già tutto. Ma raga, io provo. La cosa che mi fa più incavolare di questo Messi, ragazzi, che io veramente non ci credevo veramente, è il tiro. Ragazzi, il tiro. Raga, un tiro che non è potente. Il tiro che ha questo Lionel Messi fa cagare. Raga, vi giuro, Dybala 107 ha il tiro più forte. Ha il tiro più forte di sinistro e non sto scherzando. E se di sinistro tira così, immaginate di destro. Però c'è da dire una cosa, ogni tanto il tiro potente lo fa uscire, ma col destro. Col destro. Voi direte, ehi, dai, stai esagerando. Magari sei tu che preferisci Ronaldo e quindi tendi a parlare sempre male di Messi. No, non è mai successa questa cosa qua. Anche perché io stesso ho avuto Lionel Messi 100 ATT in attacco e l'ho sempre utilizzato e l'ho sempre difeso. E l'ho sempre detto, che quel Messi era più forte di Ronaldo 95 TOTS. Sempre detto. E l'ho anche difeso contro tantissime persone, quindi non ho preferenze su nessun giocatore. Per me qualsiasi giocatore va benissimo. Infatti ho anche intenzione di provare Suarez, che a me sta sul Kaiser in una maniera incredibile come giocatore. Ma comunque, se sarà forte e mi servirà, lo inserirò in squadra al posto di Ronaldo. Anche se non sarà sicuramente più forte di Ronaldo, questo è sicuro, ma Ronaldo costa tanto e quindi mi conviene venderlo. Ma ne parliamo domani, quindi mi raccomando, spolliciate 500 mi piace. E domani subito ragazzi vi carico un bel upgrading dalla squadra, che è un bel upgrade, quindi non mancate. Quindi riflessioni personali non a caldo ma a freddo, ragazzi, perché sono passati 2 giorni, perché ieri non ho registrato perché ho un problemino in quest'occhio qua, guardate che è un po' più rosso, però sta passando fortunatamente. Ieri non me la sentivo di registrare il video e devo dirvi, vale inserirlo in squadra? Per il gen che ha, forse sì, ma se volete dei giocatori molto forti, non ve lo consiglio. Poi ha anche finalizzazione come potenziamento, quindi già vi lascio immaginare. Sicuramente è per colpa del potenziamento che è così. Può essere pure che lo possano buffare. Potenziare significa che lo possano potenziare dopo l'evento. E credo proprio che lo faranno, perché ragazzi, a parer mio, è veramente molto 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 scarso. Cioè non sembra un 109, sembra un 104. Cioè ragazzi, per farvi capire, non sto scherzando, a parer mio Ronaldo Utoz 104 è più forte di Lionel Messi 109. Starò dicendo la bestemmia più grande del mondo per qualcuno, raga, però parer mio personale io la penso così. Se non mi credete, provatelo voi stessi, acquistatelo e poi rivendetelo, ragazzi, e fidatevi di me. Ma lo state vedendo anche voi da in background, ragazzi, quindi è impossibile, cioè l'avete vista anche voi. Quindi, ragazzuoli, a parer mio non ne vale la pena, non è un giocatore che serve, cioè che è così tanto potente da inserirlo in squadra. A parer mio Salah 107 sarà più forte e soprattutto anche Suarez, ragazzi, sarà più forte il 108. Magari mi sbaglio, lo devo ancora andare a provare. Quindi che altro dirvi? Niente, credo che non c'è nient'altro da dirvi. Il dribbling è quello che è, il tiro è quello che è, fa cagare. Velocità non è veloce. Mi aspettavo molto di più, devo essere sincero, ma sono rimasto veramente molto 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 deluso. Detto ciò, ragazzi, che dirvi? Spero che questo video vi sia piaciuto, spero di esservi stato utile, nel senso che magari qualcuno di voi aveva intenzione di prenderlo e magari con questo video ha cambiato idea in positivo. Quindi io ovviamente, come al solito, vi consiglio sempre di provare prima un giocatore prima di ascoltare solamente una campana, perché magari per me è così, però magari poi per voi potrebbe essere un altro modo, perché ognuno ha un modo di vedere il gioco in modo diverso e quindi magari per me è scarso, per voi non è scarso. Però io vi ho fatto vedere anche le clip, quindi dovete trarre voi le vostre conclusioni. Ditemi cosa ne pensate di questo nei commenti e come al solito questa descrizione, codice sconto AceMind tutto quanto in maiuscolo per il 3% su eneba.com, dove ci sono giochi già scontati
E con il 3% lo avrete ancora più scontato di quello che già c'è. Quindi ci sono tutti quanti i giochi, affidabile, ho già acquistato io, Vanguard per esempio. E niente ragazzi, che dirvi, superiamo i 500 mi piace per domani vedere un nuovissimo video. Attivate la campanina, iscrivetevi, tutto quanto, fatti bravi, fatti buoni. Ciao ragazzi, ciao!